Ciao a tutti amici e amiche di Endio Channel, bentornati in un nuovo episodio dedicato ad Europa Universalis 4 con la Svezia, episodio importante perché oggi giochiamo alti. Nello scorso episodio ci siamo espansi in Moscovia, in Danimarca, in Islanda, in America e anche un pochino a Riga e stiamo adesso per iniziare ad annettere l'ordine livoniano. Nonostante tutto sto giocando molto alto e con molta attenzione a non espandermi troppo. La smetto di dire stronzate? La smetto. Ok, iniziamo una fase in cui cerchiamo di fare... ciao core, cioè più core possibile. Qui dobbiamo continuare ad esplorare le Americhe. Qui continuiamo a gestire il controllo del commercio. Abbassiamo la velocità e vorrei provare ad uscire dalla guerra contro gli ottomani in pace bianca. Neanche per scherzi. Neanche per scherzo, gli ottomani stanno letteralmente devastando Polonia e Lituania, che ci ha chiamati in questa guerra, ma noi eravamo completamente assorbiti dall'altro conflitto, quello nei confronti dei danesi. Che tra l'altro sopravvivono i danesi, ve lo faccio vedere in Holstein, e dovrebbero avere la capitale qui adesso, nelle Faroer. Sono stato gentilissimo a lasciarli tutto questo territorio, non pensate? Va bene, si fanno soldini grazie al fatto che comunque abbiamo... Un buon esercito, Moscoviti e Riga andranno a ribellarsi. Dov'è che ho... Allora, Moscoviti, se si ribellano, fanno una brutta fine. A Riga, si ribelleranno anche qua. Ah, a proposito. Autonomia e autonomia, portami via. Per il semplice fatto che non voglio poi ritrovarmi a dover gestire i livelli anche in Islanda, quindi cerchiamo di tenerli al minimo indispensabili, i ribelli. Perlomeno quelli lontani. Mosca si ribella. E anche Livland, come vi dicevo. Benissimo. Cioè, benissimo un cazzo, però va bene così. Qui abbiamo gli ottomani che potrebbero, con un piccolo colpo di coda... Devo fare un giro molto largo perché mi fanno uno stack wipe qua, che... Uno stack wipe che fa luce. Produrremo energia elettrica per fusione dell'atomo se entriamo qui con queste due stelle 38.000 ottomani. Costi 21.700 svedesini usciti da decenni di piccole guerricciole territoriali, scaramucce. Loro la guerra la conoscono. E poi ci sono gli ottomani. Allora, i polacchi mi stanno dando una grande mano contro i ribelli. La cosa mi fa molto piacere, considerando che invece non sto facendo un cazzo per aiutare loro. Passiamo da Olonez e spostiamoci. Isami... Ecco, Kola, anche qua, Kola va aumentato l'autonomia, non si può, va bene? E i Moscoviti hanno i Cosacchi che si stanno ribellando, ok. Abbiamo creato un discreto casino, che dite? Andiamo a vedere l'America. L'America è bella e abbiamo in America Alessandria, abbiamo la nostra piccola colonia, la nostra testa di ponte, per non utilizzare altre parolacce più scurrili. La nostra testa di ponte che, come potete vedere, sta... Preparando poi la conquista, io vorrei tanto conquistare il Messico, vi dico la verità. Speriamo di riuscirci. Qui abbiamo 6.000 uomini che vanno a Stoccolma. Voi andate a Stoccolma. E voi andate a Stoccolma. Benissimo. Tecnologia. Military Office sono troppo avanti nel tempo. Devo portare la Cantabria, ha avuto il colonialismo, dobbiamo portarcelo a casa. Potremmo provare a pensare di fare un super 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 sviluppo di Dallas Cogan. Anchorage Development si dice in inglese. Perché se lo portiamo a Dallas Cogan, a parte che fare il development di questa provincia è utilissimo, soprattutto la produzione. Se la portiamo al Trentino diventa una città super duper potentissima. Lorry Load, bene. E da solo, guardate, di production mi fa già 4 ducati. La vorrei portare veramente al massimo per avere subito in fretta i vantaggi di Dallas Cogan. Qui dovrei avere, allora, le flotte, le portiamo a casa. E poi devo un attimo sistemare i forti perché ho visto delle cose che mi facevano letteralmente schifo. Tipo sto forte che cazzo ci fa qua? Abbiamo Jolan che è già di troppo. Questo lo eliminiamo. No, perché poi abbiamo un costo di gestione notevole. Ok, allora. Ok,
a Stockholm, teniamo gli uomini a fare drilling. Continuiamo a fare più possibile punti amministrativi e adesso che abbiamo del denaro andiamo a vedere se posso fare due mercati, due chiese sopra il 20 e ancora un po' di prod, no. Barracks assolutamente, dove possiamo? Dalla Skogen che sto potenziando facciamo le barracks, ottimo. E anche qui abbiamo investito un bel po' di quattrini a casa. Allora, in questo episodio se non succede niente di atroce, cioè tipo gli ottomani adesso ci sbarcano a... ci sbarcano a Stoccolma e la serie finisce. Mi piacerebbe cercare di portare a casa tanti soldi, fare missioni, espandermi in America, quello sicuramente, ma rimanere tranquillo in Europa. Rimanere tranquillo in Europa perché comunque negli scorsi due episodi siamo tipo triplicati e queste cose si pagano in termini di ribelli, in termini di... Guardate già gli Icelandic fra 14 anni potrebbero ribellarsi, i danesi. Ecco, questi li lasciamo ribellare e li meniamo. Questi li veniamo, sicuramente. Un'altra cosa che ho dimenticato di fare e che produrrà un notevole numero di ribellioni, infatti adesso riportiamo la... Non dite niente. Riportiamo la IKEA Armée al massimo regime. Rubacchiamo ancora un po' di territorio agli stati, perché non posso. Deve essere in pace, chiaramente. Allora potete tranquillamente drillare. Drillate, drillate, miei signori! Explore, vai, forza! Qui ci metteremo un po' di tempo ad avere una città, ma nessuno ci corre dietro. E abbiamo un permanent claim, perché abbiamo una colonia. Certo che se attacco questi mi ritrovo in guerra con mille altre persone. Eviterei per il momento. Se proprio dovessi... Stop. Stability... Se proprio dovessi cercherei tipo di prendere questi territori e poi di salire verso il Messico. Sogno o son desto? Un advisor che ci dà più 3 che costa soltanto 6,39? Sì, lo prendiamo subito. Perché compensa. Compensa Carl IX Vasa, che è un po' la merda. Detto con grande amicizia. Ok. Governing capacity sempre orrenda. Cerchiamo di portarla almeno 4,62 di 4,60. Ok, questo posso accettarlo. No, credo di essere arrivato a livello. Poi siamo un po' troppo ipertrofici. Ok, un altro punto di stabilità che sale. Poi siamo un po' troppo ipertrofici ed eviterei di espandermi troppo. Allora, che cosa abbiamo sbloccato adesso? Nell'albero delle idee. Nell'albero della gioia. Le riforme dei Vasa. Avendo 10 al mese, religious unity, 2 di stabilità, guadagniamo il centralismo di Vasa, che è un botto di tasse, eccetera, di sviluppo. Perdiamo 150 punti e guadagniamo Centralization Reform che abbassa l'autonomia di 0,05. Non male. Per quanto tempo, scusa? Per sempre? Questo è buono. Questo è molto buono. Questo è veramente molto buono. Wow. Wow. Questo è uno spettacolo. No, Protect Trade, sbaglio, Explore. Continuiamo ad esplorare perché più territorio vediamo meglio, eh. Io non oso immaginare che cosa chiederanno gli ottomani ai polacchi. Gli chiederanno l'anima. Gli chiederanno l'anima, penso. Altri core. Fatto questo, il motivo per cui non mi devo espandere troppo è perché comunque altrimenti rimango molto indietro con l'admin. Cioè in questa fase queste cose di espansione ultra potente le possiamo fare nel 1600, ma adesso forse ci conviene veramente sistemare l'economia. Quante navi posso fare? No, sono ancora messo... non va bene. Alle Scipio le posso fare tutte però in Livonia e poi me le annetto. E anche questa non è una cattiva idea. Questa non è una cattiva idea.
Tengo sempre d'occhio che non sbuchino degli ottomani a casa mia, perché io comunque l'esercito ce l'ho in fase di drilling per aumentare il professionalismo e non ce l'ho in fase di... Occhio, occhio, sono già nella nostra zona comunque. Male. Molto male, ho sbagliato a fare una cosa. Damn it. Dovevo fare l'Holland. Ecco, poi Mosca. Ok. Protect Trade. No, Protect. Explore Atlantic South America. Non male. Allora, intanto le ribellioni in Islanda non avverranno, avverranno soltanto in Danimarca, però li gestiamo. Non è problema. Iniziamo a portare le truppe delle Legarmé, che sono già anche abbastanza drillatine. La Polonia è finita. Io non so neanche non so come ne usciranno da questa guerra. Non so neanche se ne usciranno vivi o se esploderanno completamente. Vediamo. Hanno perso tutta la Crimea e tutto il sud dell'Ucraina. Tutto, tutto. Che brutta storia. Allora. Pazzesco. Mothball. Rubare territorio. Si ribella una mosca, va bene. Facciamo uno split, questi 16 vanno da una parte e gli altri vanno dall'altra. E poi dobbiamo fare ancora Mosca il core della provincia. Buono. Allora, la Polonia ci chiede 93 in cambio di favori. No, io in realtà di solito l'avrei chiesto a voi, però voi ovviamente non avete alcun tipo di ducato perché siete indebitati fino alla muerte. Un generale 2 stelle evasa, ottimo. Giro il generale sull'armata che sta attaccando i ribelli in Russia. Che poi voglio dire, cioè, si ribella la nobiltà russa, cioè come se questi avessero qualcosa da poter dire, qualche voce in capitolo, ma che cacchio è sta storia? Spy Network Construction non è male. Perché io adesso posso fare un'altra cosa che avevo dimenticato, Next Vassal, e dal momento che dovrei aver attivato il Papal Legate, dovrei avere il Deploy Annexation Cost migliorato, fammi vedere. Lo so. Beh, comunque, ragazzi, forse mi conveniva prendere l'advisor che velocizza. Forse mi conveniva avere un advisor che andasse a velocizzare l'admin. Non l'admin, scusa, la deploy action. Ok, adesso mettiamo da parte i soldi perché voglio continuare a pompare i mercati. E il denaro che faccio col trade perché siamo adesso a un 13,29 che non fa schifo, per carità, però insomma, Deep Reputation, vai. Ok, il World Exhaustion, come si chiamano? Le War Reparation moscovite sono terminate probabilmente perché siamo scesi adesso a 7 ducati al mese. Non siamo più in guerra con nessuno, non ci sono problemi di debiti. Andiamo a vedere con la Russia, Lituania e Svezia nel 21. Ok, fra 5 anni si possono attaccare ancora rompere per guadagnare del denaro. Voi cosa fate qua? Explore. Andiamo. L'Holland. E posso fare una tecnologia, ma devo ancora aspettare. Pompo sempre dalla Skogen.
Perché questi mi possono portare poi il colonialismo. Però devo fare una scelta. Sono molto indietro con la tecnologia, questo è chiaro. Quanto sto perdendo per il mancato... No, non sto praticamente perdendo niente per la mancata institution. Quindi prima arriviamo ad 8 con admin e diplo e poi facciamo lo sviluppo di Dallas Kogan in modo da portare il colonialismo qui. Direi che è l'unica, è la soluzione migliore, secondo me. L'ho rifatto, sì, l'ho rifatto. Ok. Queste navi adesso non hanno più niente da esplorare. E allora le mettiamo a fare Protect Trade da Lubeck. A Novgorod. Va bene. Tanto voglio dare un'occhiatina dov'è che posso potenziare. Tipo qua posso potenziare l'Holland. Ho bisogno di che cosa? You can only upgrade a central trading state or in a trade company. Credo di non avere lo Jutland come stato. Adesso ce l'ho. Adesso potenzio. E poi, io adesso inizio a fare una cosa di questo tipo. Facciamo i due conti. Trade 13 e 6. State maintenance 6 e 6 e 3. Quindi... vediamo un po', il netto tra 13 meno 6 è un 7, ok? Facciamo 7, non voglio fare i conti con la calcolatrice. Iniziamo a fare Protect Trade ovunque, ma non ovunque, a cazzo di cane, ovunque dove ho... Ah, questo ce l'ho già. Dove ho dei centri di commercio. Facciamo passare un mese. Stop. Adesso guadagniamo di 3,15 e di state maintenance 8. Quindi 7. Abbiamo guadagnato a fare così. Quindi teniamo il protect trade, aiuta. Aiuta, bene così. Ok, stop. Mission Fulfilled, credo che sia qualcosa sul commercio, vediamo. The Fall of Denmark. Abbiamo fatto cadere la Danimarca, tra l'altro ci potenzia un centro di commercio? Non lo so. Avendo fatto cadere la Danimarca, adesso abbiamo guadagnato una missione, bene. Encourage Development. Poi riportiamo il trade fra un anno. Però intanto butto tutti questi punti militari a sviluppare la capitale. Sono 15, così arriva a 40 la capitale. E avremo moltissimi uomini. È ben sviluppata, abbiamo anche le caserme qua. Un'altra cosa che faccio, expand infrastructure. Utilissimo. Questo me l'ha insegnato la mia community mentre ero in live, quando ho ripreso il gioco dopo tanto tempo, perché non sapevo neanche se potessi più fare questa cosa. E secondo me adesso guadagniamo più di 15 al mese. Ma 15? Mi hanno scammato. 15 e 13, no, va bene, dai. Nessun ribelle in vista, bene. Possiamo andare a vedere se possiamo fare cassa con i favori, vediamo. Vabbè, non avendo... Qui siamo a 90 favori, forse è il caso di smetterla. Potrei addirittura piazzare un erede al trono qualora non ne avessero uno. Britain, se qui avessi 90 favori potrei mettere un'invasa sul trono di Gran Bretagna, che tra l'altro è tutta protestante. Capite cosa voglio dire? Accidenti. Però ne sfruttiamo ancora un po' il cattolicesimo finché dura. Potenziando il mercato anche della Skogen. Ok, adesso si può. Tasse. Più 15%.
Allora, come andiamo adesso con l'annessione della Livonia? Siamo al 38%, mentre invece con la Colonia siamo all'80%. Questa sarà soltanto una testa di ponte, ragazzi. Io non ho assolutamente intenzione di stare qui a nord, voglio solo una città. E poi voglio piazzarmi. Qui vedete che ci si sono già messi purtroppo i portoghesi qua. I portoghesi mi rubano tutto il Messico. Vabbè, niente, a questo punto possiamo provare a espanderci qua con una colonia. Però mi dispiace. Ah, beh, potrei prendere i Caraibi. Potrei andare nei Caraibi. Però siamo lentissimi. Cioè, la missione della Svezia non è quella di spamming di colonie, è quella di mettere una colonia vicino ai nativi e poi conquistarli. Tanto dalla Skogen si guadagna un altro più uno gratis. Ok, abbiamo pochi rivali. Moscovia, Mamelucchi. Commonwealth. Ah, non me ne ero accorto, ragazzi. Polonia e Lituania sono diventati un tutt'uno. Oh, wow. E noi possiamo attaccare i russi quando? Nel 21, fra un anno? Quasi quasi. Quasi quasi. Sono in guerra anche contro i Ming, i russi. I russi in guerra contro i Ming. Io prendo il mio esercito da 32.000. Inizio. Colonia Charter, Alan guadagna 100 supporto per il colonialismo. No, costa troppo. Non ce l'ho io, non ce l'ho questi soldi. Mi piacerebbe. Questo lo so che cos'è. Sono gli aristocratici che hanno troppo. Che cosa ho combinato adesso per dargli così tanto peso? Landshare, vabbè, ma. Reform Monarchy, Reform Feudal Nobility. Non scendono assolutamente. Merda. Male. Però vabbè, posso nel 21 a febbraio posso di nuovo utilizzare il tentativo di rubare ancora territorio. Questo dovrebbe abbassarli. Speriamo bene. Se no dobbiamo trovare un'alternativa. Capitale di Mosca, eh? Occhio i Ming che sono già arrivati in Occidente. Nizhny Novgorod. Andiamo a prendere Nizhny Novgorod. Facciamo una guerra tipo humiliation. Prendiamo Nizhny Novgorod, soldi, umiliazione. E così voliamo. Territorio non me ne frega niente, qua, onestamente. Non me ne frega nulla. Allora, si può iniziare nel marzo del 20. Eh? Ah, no, scusa, ottobre del 21, che ci siamo. Probabilmente avrò qualche ribelle. Adesso a febbraio quando recupero territorio, magari può convenire portare ad Habbo le truppe, perché non si sa mai da che parte sbucano. In Norvegia, in Russia, vai a capire. Jutland. Ovviamente se io gli uomini ce li ho in Russia, secondo voi? Sì, comunque questi c'hanno sempre al 100%, anche mio cazzo. C'è morto l'erede, stava per morire l'erede, wow. Stava per morire l'erede. Abbiamo pausa. Abbiamo una tecnologia. Admin. Courthouse. Bene. National Decision. Atto di uniformità. No. Stato in North Atlantic Sea. Reykjavik. E se ho capito bene, ho praticamente quasi finito qui la mia colonia. Ok. Ok, adesso possiamo ritornare a Mosca. Ho
e ci possiamo preparare. Non credo, non penso di avere lo spy network, ma non mi... Beh, no, facciamo lo spy network, non è vero che non mi serve. Non è vero che non mi serve. Mi serve per velocizzare gli assedi. Mobilities, influences 100. Niente, sentiamo in guerra, lo andiamo ad abbassare questo looming disaster. Lo so che è poca roba, però meglio di nulla. Meglio di nulla davvero. Ok, dai, ci prepariamo un altro scontro nei confronti della Russia, questa volta senza espansione territoriale. Semplicemente cerchiamo di, insomma, di guadagnare con le umiliazioni, cerchiamo di arrivare ad avere una power projection molto alta. Che siamo ottava potenza mondiale, dovremmo arrivare più in alto, secondo me. Quanti uomini hanno i moscoviti? Lo scopriremo presto. Hanno 55.000 uomini, un cavallo e 79.000 in riserva. C'hanno anche Peskov che aiuta. Noi potremmo chiamare il Commonwealth a darci una mano, però poi i soldi dobbiamo dividere con loro. Sarei dell'idea di... se attacco Peskov... Ah, non posso. Devo attaccare proprio la Russia. Facciamolo. Prendiamo. Allora, ah no, aspetta, aspetta. L'obiettivo importante. Umilia rivale. Facciamo cadere questa città. Queste due città. Aspettiamo che loro vengano nel nostro territorio. A tentare di liberare questo territorio, appunto. Finché sono in guerra anche contro i Ming. Hanno le truppe probabilmente tutte ad est, quindi io potrei già iniziare a Ladoga e Tikvin a prendere un po' di territorio per rompere le palle, per abbassare il war enthusiasm e tutte queste belle cosine. Però non mi metto a fare degli assedi sui loro forti. Allora, abbiamo molto manpower, dai, andiamo a velocizzare. Guerra d'umiliazione, ok? Non è una guerra. Oh, bene. Fermi tutti. Fermi tutti perché abbiamo una provincia in Nord America. Questo significa che io potrei veramente adesso tentare di attaccare e crearmi una piccola zona qua sopra. Oppure. Sarebbe stato bello poter prendere le Honduras. Però vabbè. Questi sono velocissimi. Guardate, qua c'è ancora un territorio, mandiamo un colonista in questa zona e cerchiamo di conquistare una zona qua sotto, dai. Ma non subito, adesso abbiamo altro da fare. Velocità 4. Allora, un bel 49%. Ok, Bloody Stick da Water. Il nostro admin se ne va. Fammi vedere un attimo chi è il nostro admin. No, 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 no. Questo mi piace troppo, scusa. The nobility estate lose loyalty. Ah, perché ha dato delle informazioni. Mamma mia, bannalo. Le palle, però. Prossima tech, sempre militare, no, non la voglio. Eccoli i moscoviti. Arrivano con 17.000 più 24. Sarei tentato di chiamare i polacchi. Perché così facendo è molto più semplice. Molto più semplice così. Attenzione perché non mi sono accorto di questo tentativo di recuperare il forte di Luki. Fortunatamente a vuoto da parte russa, però insomma ho un po' rischiato. Adesso facciamo cadere Luki, che è comunque un forte importante, e poi gli andiamo a prendere la capitale. Vabbè. Teniamo l'iconcina della tech perché ho capito che non me ne libero così facilmente. Ci fermiamo qua, ragazzi.
perché ormai sono quasi 30 minuti. Vi ringrazio per essere rimasti con me. Abbiamo finito l'episodio scorso in guerra con la Russia. Guarda un po' come lo finiamo questo. Sì, però questa volta non ci si espande, lo si fa soltanto per bellezza. Alla prossima. Potete scrivere per bellezza nei commenti.